GoPro, avvia video! Eh sì, perché la recensione di questa GoPro 5 sarà all'aperto, sono Helsinki. È un action cam, proviamola. Ciak, azione! Ok, si è messa a piovere, ma non è un problema perché fortunatamente un grosso vantaggio di questa Hero 5 rispetto alla precedente è che è impermeabile anche senza case. Infatti il case, come vedete, è completamente aperto. Così i microfoni possono comunque catturare bene l'audio mantenendo comunque la camera impermeabile. Ma in questa fantastica location, che praticamente è una sauna, vi faccio vedere super view, angolo ampio, un po' più stretto, angolo medio, ma soprattutto finalmente la funzione lineare che toglie l'effetto fisheye. Vedete questa linea orizzontale? Beh, è proprio dritta. E poi l'ultima opzione stringe tanto il campo. Anche l'audio ha delle opzioni interessanti. Se attiviamo il controllo manuale possiamo definire se mettere il filtro antivento oppure se attivare la modalità stereo. Beh, dal movimento delle onde già potete capire che c'è un discreto venticello ed è anche molto freddo. Poi andrò a sentirmi se questo filtro antivento funziona. Sempre più surgelato, ho tolto il filtro antivento e ho messo lo stereo. Se si lascia in automatico decide lui quale utilizzare, se stereo o antivento. Tra l'altro proviamo anche la ripresa contro sole, perché? Perché c'è un fantastico tramonto. È solo mezzogiorno. E adesso proviamo un pezzettino di video stabilizzato e un pezzo di video non stabilizzato. Come vedete sto camminando per le vie di Helsinki e adesso lo stabilizzatore è attivato. Lo tolgo. Ed ecco a parità di settaggi la ripresa non stabilizzata. Che bella città! Eccola! Sto facendo un super time lapse. E grazie al display LCD, davvero molto luminoso e anche molto definito, possiamo andarlo a vedere subito questo time lapse. Guardiamo. Tac. Sì, devo dire che è venuto molto bene. Time lapse che si può ovviamente settare in base a tanti parametri, ve li faccio vedere subito. Ma prima vi parlo della parte video. 60 frame per secondo a 1080p, ma non solo, perché possiamo arrivare fino addirittura a 240 frame per secondo. In 4K invece massimo 30 frame per secondo. Grazie al touch è molto facile controllare anche il time lapse con un intervallo tra un frame e l'altro massimo di 60 secondi, minimo 0,5. Verificata anche la gestione dei pulsanti, perché ce ne sono solo due: questo qua in alto per attivare e stoppare la registrazione o per scattare una foto, e questo qua in basso a destra per accenderla e per cambiare le modalità. Con uno swipe verso il basso entriamo nelle preferenze, possiamo attivare e disattivare i comandi vocali e bloccare il touch. Possiamo ovviamente connetterlo al wifi per usarlo con l'applicazione per scaricare le foto e i video direttamente sullo smartphone, e qua nelle preferenze possiamo settare molti parametri, tra cui anche il controllo vocale, che può avere una lingua diversa rispetto alla lingua del menu, e poi il quick capture, che è comodissimo perché da camera spenta si può iniziare la registrazione semplicemente cliccando qua sopra. Cliccato. Ok, sta già registrando, quindi circa 3 secondi. Se si rischiaccia si spegne. Luminosità 100%, ma devo dire che è tanto luminoso e anche con tanta luce come in questo momento si vede veramente molto bene. Riconosce automaticamente se la camera è così oppure se è flippata, e ha anche il GPS per avere anche la georeferenziazione. Però c'è da dire una cosa su questo touchscreen: non è proprio reattivissimo, non prende benissimo i comandi. E siccome la funzione che abbassa i frame con poca luce, andiamo a provarla nel buio di Helsinki. Ed ecco le caratteristiche renne di Helsinki. Intanto giro piano 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 fino a questo fantastico viale, e ora continuo il 360 gradi con la funzione di riduzione dei frame per migliorare la luminosità disattivata. Sì, ma adesso la mettiamo veramente a dura prova. Meno 11, ghiaccio, motoslitta, vai! Vai Cri, sopravvissuta? Testare la batteria, la resistenza agli agenti atmosferici e anche l'impermeabilità. Beh, superata la grandissima tutti e tre i test, batteria che mi ha consentito di girare circa 1 ora e 20 di filmato, non continuo ma intervallato, quindi i miei vlog, una giornata, l'ha superata la grandissima. Tra l'altro batteria che si carica molto velocemente, perché circa in 30 minuti addirittura il 60-70%, poi completa la carica in un'ora. Ma ora non mi resta che scaricare i video, montarli e trarre le conclusioni anche sulla qualità. Ci vediamo a Milano.
E con un colpo di reni, anzi di renne, eccoci qua a Milano e devo dire che questa GoPro mi è piaciuta tantissimo. Ho fatto tutto il video esperienziale lì dalla Lapponia con questa GoPro, il video che ho fatto con S3 e con S7 Edge. È sempre stata molto affidabile, ha catturato molto bene l'audio, i filtri funzionano bene, la qualità video ottima, tranne con poche luci che cala leggermente di qualità. Comodissimo il display posteriore che ci permette prima di tutto di rivedere subito la scena e poi di andare a cambiare le impostazioni molto facilmente. È molto bello anche il fatto che sia completamente impermeabile senza case. E allora qua casco un po' l'asino, perché a cosa serve il case? Fondamentalmente solamente ad avere l'attacco standard GoPro per collegarla agli accessori. Ma allora, cara GoPro, perché non mi hai fatto sotto una vite standard in maniera che io potessi collegare i tuoi accessori con questa, diciamo, con questo case e collegare tutti gli altri accessori senza case? Anche perché essendo impermeabile, stand alone, altro accessorio, tac, e vado in giro e la utilizzo. Così praticamente sono obbligato a metterla sempre dentro la custodia, che poi non è una custodia e quindi è anche abbastanza inutile. I comandi vocali mi hanno salvato in motoslitta, molto resistente, completamente gommata, dicevo prima affidabile. Insomma, mi è piaciuta veramente tanto, col neo della mancanza di questa filettatura per collegare tutti gli accessori. Eh sì, se lo state chiedendo, mi sa proprio di sì. Lei diventerà la mia telecamera predefinita per i miei viaggi in giro per il mondo, sempre pieni di tecnologia. Un saluto da andreagaleazzi.com. Ah, caspita, mi stavo dimenticando una delle cose più importanti, il prezzo. Costa poco più di 400 euro, allineata alla Hero 4, non sono assolutamente pochi, ci sono action cam che costano molto meno, ma qua abbiamo veramente un salto quantico rispetto alla 4 in termini di fruibilità e di usabilità. La Xiaomi 4K, beh, lo sapete, l'ho usata fino all'altro giorno per i miei vlog, però cattura peggio l'audio, a livello video invece secondo me siamo lì e non è impermeabile, insomma. Cara Xiaomi, mi spiace, ma io spenderò un po' di più, ma ho bisogno di un pochino più di qualità. Un saluto da andreagaleazzi.com. GoPro, arresta video! GoPro, spegniti!